Allora, intanto saluto Carlo Vallotto e poi cominciamo ad analizzare tutti gli aspetti che ruotano intorno alle materie prime. Carlo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a te Manuela, ben trovata anche a te. Sì, oggi penso che sia una giornata piuttosto importante, un po' per tutti i mercati, in particolar modo appunto per le materie prime. Esatto, peraltro insomma oggi alle 12 parlerà anche il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio proprio in un'informativa urgente per la crisi Russia-Ucraina, ne sapremo di più, però chiaramente insomma sono giornate estremamente, estremamente delicate e importanti. Allora Carlo, ho detto bene insomma materie prime sotto pressione non solo, perché poi ne parleremo oggi, petrolio, gas di cui parliamo ogni settimana, no? In generale proprio le materie prime sotto pressione. Sì, un po' le materie prime sotto pressione, abbiamo visto insomma degli aumenti abbastanza importanti per quanto riguarda sia il petrolio, gli energetici, il gas naturale, anche il gas europeo, il TTF europeo, continua insomma ad essere ancora più volatile di quello che era prima, insomma, nonostante sia sceso dai massimi precedenti. Materie prime ancora sotto pressione, metalli preziosi, l'oro. Che è andato a lambire l'area dei 1900 dollari, un'area estremamente importante. Oltre a queste, anche le altre materie prime, non dobbiamo non le ce le dobbiamo scordare, insomma, gli agricoli, i grani, insomma, soprattutto il grano, il mais, la soia, di cui la Russia è uno tra i più importanti produttori al mondo. Ricordiamo insomma che nella storia, quando l'abbiamo studiato il granaio d'Europa, è un po' la Russia è sempre stata, insomma. Quindi Certo. ecco, eventuali sanzioni, eventuali limitazioni nel mercato, diciamo eventuali sanzioni ulteriori potrebbero impattare i prezzi di questi un po' di tutte le materie prime. Ricordiamo proprio molto velocemente anche l'alluminio, il nickel, tantissime. La Russia è uno tra i produttori comunque globali di materie prime molto importanti, quindi grande attenzione in questi giorni proprio. Infatti, per ripercorrere, petrolio, nichel e alluminio hanno registrato forti rialzi. Naturalmente, gli analisti cominciano a ragionare su quelle che potrebbero essere le ripercussioni ulteriori, perché adesso stiamo analizzando quelle al momento che abbiamo insomma, a nostra disposizione. Ma insomma, se le sanzioni contro la Russia si inasprissero realmente, perché se la situazione non giungesse a breve a una risoluzione, già Biden l'ha detto, insomma, noi le inaspriremo, siamo pronti ad inasprire queste sanzioni, quindi la situazione potrebbe peggiorare. Peraltro la Germania, visto che abbiamo citato anche il gas, ha annunciato il congelamento delle autorizzazioni per il gasdotto Nord Stream 2 e quindi il prezzo del gas, abbiamo visto, insomma, ha subito un forte rialzo proprio nel vecchio continente, anche qui monitorato. Poi ti lascio la parola ancora, Carlo, però ecco, qualcuno dice, ma in realtà la guerra militare ancora, dobbiamo capire che diciamo che direzione prenderà, è iniziata la guerra delle materie prime, no? Ma questo già da un po', Carlo. Ovviamente la situazione geopolitica non ha fatto altro che accelerare probabilmente anche dei processi che avevamo comunque un po' messo in conto. Sì, giustissima questa osservazione. Le materie prime, insomma, il comparto delle materie prime era comunque già un po' sotto pressione prima. Adesso io non voglio dire una frase fatta, però ecco, i mercati naturalmente, coloro che fanno il mercato ne sanno molto di più, insomma, di quello che possono essere le news che arrivano noi, per quanto rapidi possiamo essere. Naturalmente l'insider trading, diciamo così, insomma, fa parte del mercato, quindi coloro che devono sapere già sanno prima, insomma, anche se possono essere frasi fatte. Naturalmente in tutto questo comunque si inserisce diciamo, il rapporto tra domanda e offerta, quindi è chiaro che un po' tutte le materie prime già prima erano messe sotto pressione, sono state messe sotto pressione dai famosi colli di bottiglia, le difficoltà di approvvigionamento, le difficoltà proprio nel reperire anche mezzi di trasporto per fare arrivare queste materie prime. I porti sono stracolmi, insomma, di container in attesa di essere spediti. Quindi ecco, tutta una situazione che già in anticipo era, già in precedenza era, diciamo, piuttosto tesa, oggi ancora di più, perché chiaramente, come abbiamo appena ricordato, insomma, la Russia è
a parte che è uno tra i più importanti paesi al mondo, adesso al di là delle simpatie o antipatie, però No, certo. chiaramente, insomma, ecco, da questo punto di vista, non è, anche nel settore del petrolio. Qualche anno fa, insomma, è entrata a far parte a pieno titolo costruendo l'OPEC Plus, quindi ecco, in tutto questo settore naturalmente le materie prime ne hanno risentito e quindi ecco, ancora possiamo, diciamo, possiamo anticipare i costi pensando che crescano ancora di più e così l'inflazione. Diciamo che secondo me è estremamente aleatorio. Io ipotizzo che sia un po', non voglio dire difficile, nel senso che non crescano le materie prime. Io mi auguro che naturalmente l'inflazione non cresca così tanto insieme con le materie No, prime, insomma. certo, anche se appunto tema inflazione, no? Dopo anche i dati pubblicati di ieri per quanto riguarda l'inflazione italiana, già si dice che l'inflazione vola e minaccia la ripresa, perché poi insomma, bisogna far fronte anche alle richieste e come sappiamo il rapporto domanda-offerta poi fa balzare o meno i prezzi alle stelle. Allora Carlo, petrolio. Naturalmente, lo abbiamo già detto, insomma, la situazione in Ucraina ha fatto salire i prezzi dell'energia. Ieri, abbiamo visto il Brent, salire a 99 dollari al barile e la domanda che circola di più in questo momento da ieri è: ma insomma, siamo vicini alla tripla cifra, appunto, ai 100 dollari al barile? E se sì, cosa potrebbe succedere? Insomma, lascio a te adesso. Ha un po' ritracciato il petrolio, però chiaramente se seguiamo le tensioni e quello che succede in Russia, tra la Russia e l'Ucraina, insomma, non possiamo certo star tranquilli, insomma, no? Il pericolo non è certo scampato, lo abbiamo detto fino adesso. Assolutamente no, il pericolo non è scampato, giustissimo, insomma, questa appunto osservazione. Allora, ci sono, diciamo che sostanzialmente adesso volendo un po' riassumere, ci sono un po' due argomenti sul tavolo, due argomenti nel piatto della bilancia, insomma. Che sono un po' tra virgolette contrapposti. Uno è naturalmente quello che stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni, insomma, le tensioni internazionali e quindi ecco, questo potrebbe addirittura spingere il petrolio, secondo sempre alcune analisi di banche d'affari di primaria importanza, addirittura il Brent 120 dollari, insomma, una crescita ancora di più di quello che è oggi. Oggi ha ritracciato, come giustamente hai notato tu, anche dal punto di vista tecnico, insomma, insomma, siamo vicini a livelli di resistenza, livelli chiave, insomma, molto importanti. Quindi, normalmente, insomma, già prima, se vogliamo vederlo innanzitutto dall'aspetto tecnico, già in anticipo molti investitori avevano messo i target price intorno ai 99-100 dollari, insomma, quindi avevamo ancora ricordato, attenzione. Il percorso verso i 100 dollari ci può arrivare tranquillamente, però tranquillamente nel senso ci può arrivare, però ecco, sarà molto frastagliato, diciamo così. I due argomenti nel piatto della bilancia sono uno, appunto, la crescente tensione internazionale che potrebbe comunque spingere ulteriormente i prezzi del petrolio, dall'altra parte invece potrebbe risolversi, diciamo così, la crisi, o meglio, gli accordi, i famosi accordi che ormai sono parecchi anni, insomma, che si stanno cercando di risolvere, gli accordi sul nucleare con l'Iran. E quindi, se la strada, se il corridoio si aprisse, se la porta, se questa porta si aprisse, naturalmente ecco che nel mercato si immetterebbero. I barili di petrolio, si metterebbe il petrolio proprio iraniano, quindi da questo punto di vista ecco che ci sarebbe un surplus, diciamo così, di offerta ed ecco che calmierebbe i prezzi si calmierebbero un pochino, insomma, e quindi ecco comunque l'area dei 90-100 dollari potrebbe essere un'area abbastanza interessante, diciamo, di arrivo del petrolio. Dipende, ecco, come possono variare possono esserci queste due variabili, e io ne aggiungo anche una terza, nel senso che a questi prezzi, insomma, sono e stanno cominciando a rientrare anche i produttori americani, che dopo aver risanato un po' i bilanci a favore degli azionisti, stanno cominciando a reimmettere il petrolio nel mercato, e quindi ecco che, insomma, io ipotizzo che il mercato, insomma, eventualmente potrebbe ancora crescere, però io credo che a questo punto siamo arrivati ad un livello di prezzo estremamente importante, quindi dove l'offerta potrebbe effettivamente
insomma, aumentare, diciamo, ecco, anche se, concludo velocemente, Sì. l'OPEC e le altre indicazioni hanno, e le altre associazioni hanno indicato come, appunto, il primo, e come era abbastanza probabile e comprensibile da comprendere, insomma, il primo semestre del 2022 di quest'anno, insomma, è un po' sul chi va là, insomma, ecco, ancora un deficit di offerta, però diciamo che dovrebbe, insomma, Ecco, rientrare qualcuno l'ha definita un po' l'ostinazione dell'OPEC Plus a non aumentare, no, la produzione del petrolio. Chi dice, beh, ha tutta la, come dire, l'interesse a far sì che i prezzi salgano, Ah, però. beh, questo sì. No, 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 infatti, poi sai, ci sono varie, però come dici tu, probabilmente anche perché usciamo anche da un periodo, no, in cui chiaramente la richiesta poi è stata penalizzata da tutto quello che sappiamo e adesso invece bisogna ragionare nell'ottica di una ripresa e quindi con un bilanciamento, no, tra la domanda e l'offerta, questo è chiaro. Se posso fare una battuta velocissima, Sì. proprio secondo me l'OPEC, cioè secondo me, ecco, l'OPEC ha avuto l'occhio lungo, nel senso che naturalmente, chiaramente, cioè, sicuramente, se non lo sanno loro, insomma, hanno compreso che, insomma, non era necessario aumentare più del necessario la produzione, anche perché a questi prezzi hanno tutto l'interesse, appunto, di risalare e di guadagnare, insomma, diciamo così, insomma, molto. Ma certo, assolutamente sì. Allora, prima di andare a parlare del comparto agroalimentare, Carlo, l'oro. Ovviamente diciamo, le tensioni Russia-Ucraina hanno spinto in su anche il prezzo dell'oro che ha superato i 1900 dollari l'oncia, quindi insomma, in qualche modo dando l'idea di una ricerca maggiore di protezione rispetto a quanto si era fatto fino adesso. Adesso invece lo vado a prendere, così partiamo proprio da qualche livello che ci vuoi dare. Siamo a 1894 dollari l'oncia, sta un po' ritracciando, però insomma vediamo, no, l'aumento che ha avuto l'oro e la quotazione dell'oro nelle ultime ore. Ecco, a che punto siamo con il gold? Con il gold siamo, innanzitutto, poi dobbiamo anche ricordare che l'oro, le quotazioni dell'oro, insomma, non sono soltanto espresse in dollari, ma anche in altre valute. Quindi sarebbe bello anche vedere, ad esempio, le quotazioni dell'oro in euro, che sono salite molto. Certo. In ogni caso, insomma, ecco, la cosa interessante è che l'area dei 1900 dollari è estremamente importante. Prendiamo subito anche le quotazioni eventualmente dell'altro oro, diciamo così, insomma, ecco. Comunque Sì. la cosa importante, siamo intorno ai 53 euro per grammo, quindi è risalito molto. Insomma, è tornato vicino ai valori del luglio del 2012, scusate, del 2020. Quindi ecco, diciamo, ecco, l'oro, questo per dire che cosa? Per sottolineare che l'oro è estremamente importante, bisognerebbe analizzarlo in ogni valuta, insomma, nelle tantissime valute esistenti al mondo. In ogni caso, noi ci focalizziamo per gli aspetti del trading e per gli aspetti di investimento nell'oro in dollari. 1900 dollari per oncia era ed è stato ed è ancora, insomma, un livello estremamente importante. Ci aspettavamo questo livello, e da di lì dei ritracciamenti fisiologici, cioè, naturalmente, siamo 7 dollari sotto. Grande spinta è stata data dalle tensioni internazionali, ma soprattutto io ritengo che sia cresciuto molto l'oro nelle ultime settimane, grazie al fatto che in qualche modo gli investitori hanno prezzato un'inflazione più, chiamiamola, più stabile nel tempo, non proprio transitoria. Ecco, quindi già l'oro era partito, perché era partito già alla fine di gennaio dai 1780 dollari, poi è rimbalzato, è partito al rialzo. Sì. Oggi gli investitori, anche in questo caso, naturalmente, mettono sul piatto della bilancia molti aspetti, tra i due principali, la crisi geopolitica, ma soprattutto il rialzo dei tassi di interesse, quanti e di che quantità saranno, perché si susseguono, diciamo, di ora in ora le stime. Prima avevano detto 0,50 punti di aumento, addirittura aumenti piuttosto corposi da parte della Federal Reserve. Oggi la Federal Reserve stessa ha un po' gettato acqua sul fuoco. Bisognerà vedere se, insomma, si vuole combattere l'inflazione, o si vuole anche continuare in qualche modo ad aiutare l'economia. In ogni caso, gli investitori, naturalmente,
hanno prezzato questo aumento dell'inflazione e quindi hanno iniziato ad accumulare oro anche per queste motivazioni. Ok, allora agroalimentare, quello che abbiamo anticipato poco fa, insomma i venti di guerra preoccupano il settore agricolo italiano, chiaramente non solo, poi estendiamo ovviamente, lascio a te estendere l'argomento per l'impatto che le sanzioni decise, no, sia dall'America che dall'Europa avranno poi direttamente sul comparto. Abbiamo visto, io mi sono segnata tra gli altri, ma insomma sicuramente non è l'unica percentuale che daremo, il mais ha segnato un aumento di 5 euro a tonnellata, abbiamo un più 2%, anche la soia è stata quotata a 6 euro in più con un più 1,75%. Quali sono appunto da questo punto di vista le materie prime agricole che rischiano un maggiore impatto appunto sulle quotazioni? Ecco, allora diciamo che questa è una situazione piuttosto, noi ne parliamo, però è una situazione un po' delicata, insomma, vorrei anche fare una battuta, insomma, però che spero che rimanga una battuta, nel senso di dire, noi, scusatemi, noi ci concentriamo sul petrolio, sull'oro, però ecco, i venti di guerra potrebbero, diciamo, togliendo, ripeto, è soltanto una battuta, quindi togliendo il pane, molte guerre sono state fatte a causa proprio della mancanza di cibo, insomma, del settore alimentare. Quindi ecco, toccare l'aspetto del grano, e ripeto ancora, la Russia è molto importante in questo settore qui. Russia e Ucraina sono tra i due principali produttori mondiali, quindi grande attenzione in questo settore qui, ecco. Se dovesse veramente, ecco, esserci una difficoltà da questo punto di vista, credo che la preoccupazione del rialzo del petrolio, del rialzo del prezzo del gas sarebbe l'ultima delle preoccupazioni. Chiaramente lo facciamo, lo diciamo a livello di battute, speriamo che assolutamente rimanga tale, però naturalmente le quotazioni sono salite molto in virtù di una di tensione proprio che potrebbero restringere, insomma, le forniture di soia, di mais, di grano, un po' tutto del settore alimentare, proprio di base, insomma, la creazione del pane, insomma, diciamo così. Quindi ecco, abbiamo visto che la soia è cresciuta, è andata oltre i 1620 dollari, adesso sta quotando 1647. Lo stesso il wheat è partito molto al rialzo. Quindi ecco, le materie prime, proprio le granaglie, proprio sotto pressione, questa è proprio diciamo un po' la cartina tornasole di quelle che sono le tensioni internazionali. Speriamo che, insomma, rimangano sotto stretta sorveglianza anche da parte delle autorità competenti, in modo Certo. che, insomma, il tutto rientri in una situazione più tranquilla, diciamo così. Certo, beh, per quanto riguarda il nostro paese, Confagricoltura ha già lanciato un allarme, ha espresso preoccupazione per le conseguenze. L'Italia, insieme agli altri paesi comunitari, sta fronteggiando tutt'oggi la messa al bando dei prodotti ortofrutticoli e di carne suina decisa, parliamo di alimentari quindi in generale, nel 2014 dalla Federazione Russa, proprio come reazione ai provvedimenti che l'Unione Europea ha preso dopo l'annessione della Crimea. Quindi la crisi diplomatica attuale potrebbe far allungare l'elenco dei settori di punta del Made in Italy, quindi potrebbe essere colpito proprio nel cuore la nostra produzione, proprio il nostro Made in Italy, come quello per esempio vitivinicolo, secondo in Europa, scusate, per export verso la Russia, e il comparto della pasta d'uso alimentare, giusto per capire anche quali comparti essenzialmente nell'alimentare potrebbero essere colpiti maggiormente. Insomma, quindi come Sì, anche dici, perché noi, sì. anche perché dobbiamo sempre non dimenticare che l'Italia comunque è un grandissimo produttore di materie prime, cioè materie prime lavorate, e il grande Made in Italy, che è appunto appena adesso sottolineato tu, comunque gran parte della produzione va in Russia. Insomma, questo bisognerebbe sempre tenerlo bisognerebbe tenerlo presente, insomma, non metterlo sotto banco, No, insomma, no, ecco, no, faccio assolutamente, sempre. assolutamente. Carlo, un paio di minuti ancora per eventualmente porre l'attenzione su qualcos'altro che ritieni interessante in questo momento? Beh, diciamo che ecco, diciamo, gli aspetti interessanti ancora da guardare, ritorniamo un attimo sulle materie prime. Avevamo fatto
una battuta qualche settimana fa, insomma, i due metalli da tenere sott'occhio, platino e palladio, Sì. che stanno crescendo. Non ci stanchiamo proprio oggi di ripeterlo ancora per le motivazioni legate, insomma, alle forniture metallifere russe, che ricordiamo essere il principale esportatore di platino e palladio, oltre che di altri materiali, come abbiamo già sottolineato prima, nickel e quant'altro. Però ecco, questi due metalli, abbiamo visto il palladio sopra i 2.300 dollari per oncia, un livello che l'avevamo visto, insomma, quasi a fine di agosto dello scorso anno, anche se erano i prezzi in discesa, sembrerebbe, insomma, avere ancora delle buone possibilità rialziste dal punto di vista sia fondamentale sia tecnico, insomma, un aspetto piuttosto importante. Poi ricordiamoci che comunque sono due metalli collegati direttamente un po' in qualche modo alla green economy, quindi eventualmente dovessero esserci ancora di più delle norme restrittive per quanto riguarda l'inquinamento, ecco che, e la ripresa del settore automobilistico, come ormai da più parti si aspettano, grazie al fatto che, insomma, in qualche modo speriamo, incrociamo le dita, insomma, che la pandemia sia più sotto controllo, quindi Certo, dovrebbero, certo. ecco, riprendere un po' tutti i settori, compreso quello delle vendite di automobili. Certamente, va bene Carlo, quello che ci auguriamo, insomma, monitoriamo la situazione e lo faremo con te anche nei prossimi giorni. Grazie a Carlo Vallotto, ti seguiamo sui tuoi canali, buona giornata. Grazie a te, buona giornata a voi, un saluto. Grazie.